Dopo la sosta legata agli impegni delle nazionali, il Gesam Gas e Luce e le Mura Lucca torna di scena sul parquet del Palatagliate, dove questa sera ospita il Limonta Costa Masnaga nel match valido per l'ottava giornata di questo campionato. Il jumper di Natalia Assegno intanto toglie il tappo, Natali, a questo match. Giocatrice che ha bisogno di continuità, speriamo la trovi e si sarebbe tutti contenti. C'è intanto l'incursione di Wiz che mette a segno anche lei i primi due punti in penetrazione per Laura Spreafico, capitano di Costa. Sbaglia ma c'è il rimbalzo di Dietrich, extra possesso, Wiz ci prova subito da 6.75, Dietrich per Wiz in corsa, prende il tiro e ancora a segno Sydney Wiz. Alla prima sirena, Wiz, gioco di prestigio di Sydney Wiz in faccia a Laura Spreafico. Perde il pallone, lo recupera Jablonowski. Spreafico in corsa, inarrestabile Laura Spreafico. Fondo affidato a Toffoli. Palla per Matilde Villa che si alza e appoggia. Parmesani, la palla arriva a Gilli, la finta, si butta dentro, appoggia. Ottimo, ottima iniziativa di Gilli. Va a cercare Villa, 8 secondi per concludere l'azione, si butta dentro Matilde Villa, si alza, appoggia. Eccoli che fa saltare Villa. Niente, oggi. Disturbata poi da Spreafico, arriva Dietrich. Allievi, lo scarico per Villa. A segno dalla linea dei 6.75. Palla ancora a Wiz, gioca a due con Kac Marcic, lo show difensivo, Kac Marcic si gira bene e mette a segno sulla sirena, due punti di ottima fattura per Aga Kac Marcic. Maria Miccoli, va da Dietrich, prende il tiro, a segno da tre punti, passo ancora per il basket Lemura, Natali in corsa, ancora una tripla per il basket Lemura. C'è l'errore di Miccoli, intanto il rimbalzo di Wiz che scarica fuori per Natali. A segno ancora Giulia Natali! E c'è la tripla di Laura Spreafico. Sì, conclusione difficile, la palla recuperata da Allievi, lo scarico per Jablonowski, molto bene. Spreafico! Subito, eccola! Non ci pensa due volte. Parzialone. Sì, sì. Parzialone, partita mai finita. E Kac Marcic invece. Ancora Villa. Gioca a due con Spreafico. Si butta dentro il passo di incrocio tipico di Matilde Villa che va a concludere con la consueta semplicità che la contraddistingue. Dall'altra parte Parmesani a segno, mette la tripla anche Francesca Parmesani. Rimbalzo di Wiz, va da Dietrich, Dietrich prende il centro, appoggia e Sydney e Black Dietrich mette altri due punti. Matilde Villa a cercare la sorella in dai e vai e c'è il canestro di Eleonora Villa. Ci prova Miccoli, lo sbaglia, il rimbalzo per Villa, ancora cost to cost di Matilde Villa e ancora due punti. Jablonowski invece dall'angolo della lunetta sbaglia e c'è il reverse di Matilde Villa che si prende il rimbalzo. È vero. Mette anche il secondo, 2-2 per lei. Ancora lo scarico, arriva la palla in angolo per Aga Kac Marcic che mette il sigillo al match, tutto in piedi il pubblico al Palatagliate con la palla che muore nelle mani di Black Dietrich. Questa vittoria importantissima che porta a 10 punti in classifica per il basket Lemura Lucca. Una vittoria sofferta contro una squadra veramente...